dei 23 mesi, caro, bentornato tra noi, grazie mille. Siamo contro il signor Undertaker qua, il becchino. Treno dorato, Zyra press di attack. Ma ragazzi, ma che succede agli Zyra? Anche l'ultima volta che abbiamo avuto Zyra jungle, no, ah no, era Elias che aveva letto al tempo, non Zyra. W di Lilia è contatto con autoattacco con... Non penso che la W di Lilia abbia un autoattacco, non penso proprio. Ok. Lo prendo, eh. Ha flashato ormai. No, io ci vado. Ok. Partiamo già con le scarpette, ragazzi. Però mi tocca tippare qua. Si strofina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Sì, sennò perdo. Buonasera, dai, signor Pievik. Tiriamo come subito. Sta? Tutto bene, Boscone. Tu come stai, caro? Grazie mille. Grazie Resub, non è meglio un libro? Ma io voglio correre più veloce possibile qua, Ce l'ho nel sangue. Ding, ding, ding. Hold my branch with me, dream. Oddio, mi ha cometato questo pazzo. Merda, che danni. Niente. Ah, ma poi è partito anche di Longsword questo. Sì, ciaone. Arrivederci proprio. C'ha manco il Doran Shield. Allora, qua non è bella, quindi la pushiamo. Un altro bel punticino di Q. Che fastidio sto champ, ragazzi. Che fastidio. Siamo molto contenti. Molto contenti del fastidio che stiamo generando a questo poveretto. Perché come dico sempre io, se è fortunato dopo questo game deciderà di smettere di giocare. Andiamo con questo, così spammiamo ancora di più. Oh no, no, aspetta, no, non voglio questo. Andiamo intanto così. No, penso mi farò queste, gli Swiftness. Così proprio sono altri 15 moving speed in più che non fanno schifo. Liandre, effetto. No, no, niente Liandre adesso. Facciamo Blackfire Torch e poi andiamo con questo. Come i gatti Cosmic che stavano Drive in fila per tre, non si sa per quale motivo. Grazie, Jolion. Grazie mille, caro. Ti dico subito un bel cerbiatto. Vieni qua. Lui sta bestemmiando fortissimo, ragazzi. E lì tipo, che champion di merda! Come cazzo faccio? Che campione del cazzo! Siamo prima del minuto 5, quindi non la possiamo prendere la plate. Quante sub per il trattamento del fastidio in modo da farmi... In che senso da farti smettere di giocare? A te?
proprio il tigre. Ok, abbiamo le scarpe, tutte e quattro. Perché il tizio che è morto al minuto 1 sta a 3-0? Ok, no, 3-0 no, però. Vai, Tegamone, bravo. Ma lui sta trollando mid. Sta proprio... lui è proprio tasto destro mid lane, sta intando. Zero minion e sta in... ma stanno mega tiltati questi, ok. Ho capito. Aspettate, prendo la ulti qua. Ah, sta trollando questo. Jolion 72 cheer di X100. Lilia troppo forte, io la gioco giungla. Oh, e fa veramente cazzo. Mi ha preso lì. Ah, sì, lui sta papintando, vedo. Ok. Beh, ma... vabbè, vinciamo anche col The Ranker, Byron, non ho problemi. Byron, basso i cheer di X100. Grazie, non Jolly. Laker 3 sti i piedi di Lilia. Grazie, Byron. Non capisco onestamente questa domanda, però grazie del sub, no. Perché fanno sta cosa? Cazzo ne so. Stanno litigando. Mi sono perso tutto. Boh, comunque sto game è vinto. Cioè, io sono fidato top, lui è fidato mid. Quindi quel tizio lì... no, non è che dici il game è perso, è tiltato perché il game è perso. Cioè, non gliene frega un cazzo di vincere. Quindi, per quanto mi guarda, sta derankando. Perché... quando tilti per un game che è vinto in partenza, cioè che è già vinto e sei l'unico che lo sta draggando down, vuol dire che non te ne frega un cazzo di vincere, è molto semplice. Non è che dici, sono tiltato, non voglio giocare, perché se non avessi voglia di giocare cercheresti di vincere il game più in fretta possibile, visto che abbiamo già vinto il game. Muore. Yes. Oddio quanto scrivono questi. Ma ho comprato l'oggetto sbagliato. Sono uno stupido. Comunque guardate già la mia moving speed. Guardate che fastidio. I'm a team player, dice quello che sta intando il game, mi piace. Ok. Ok, avevo buildato un oggetto per il prossimo... tanto non sarebbe cambiato nulla, perché 400 gold in più... no, beh, avrei avuto il Doran per prendere l'item. Lo dice già in chat. I don't care helping you guys, but can't even do a thing. They are so strong... vabbè, sì, cioè... ma ragazzi, sta semplicemente perdendo il game. Cioè, punto. Chi se ne frega. Oppala. Sono preso un po' troppi schiaffi qua. Con questo suono della chat mi sta dando fastidio, tra un pochino muto, perché... non so se siete interessati a sapere cosa stanno scrivendo, però...
Gian Pietro passa il fucile. Però sto suono sta iniziando, cioè il beef è sempre bello, però sto suono sta iniziando a stancarmi. Enzo Mime di Delp, man you were not at your blue, bla 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 bla, chissà. Non ho visto che è successo, però non ripeto, chi se ne frega. Cioè questo game sarebbe vinto, lui sta cercando di farci perdere, quindi non c'è proprio scusa che tenga, cioè capito? Non è che dici il game è perso, il mio team non vuole sorrendare. Anch'io mi incazzo lì quando il team non vuole sorrendare e mi tiene in ostaggio. Però questo qua, cioè proprio, stiamo parlando di tutt'altro, quindi non ha senso proprio. Cioè non l'han pullato il blu fine, allora, cioè, capite che comunque è una scusa come un'altra. Cioè non fosse stato per il pull del blu avrebbe intato per qualcos'altro, perché non è una scusa. Maiden shottata. Guardate già la moving speed qua. Il ghost non serviva, un po' esagerato. Sbagliato. Ce ne andiamo tranquilli. Altra moving speed, di più. Comunque vedo che c'è qualcun altro che sta un po' trollando. Vedo uno 0-3 in botlane. Boh, comunque ha smesso di rompere il cazzo questo, quindi va bene. Lo ignoriamo e basta. Lui comunque non dà più gold, quindi anche se muore da 100 gold. Uno mesi insieme. Oh, what? Benissimo. Vedete, alla fine gli sbarf rovinano il gioco. Io sto bilanciando questa partita perfettamente. Se non fosse per me, sto game sarebbe stato rovinato dal tizio che inta. Invece, grazie a me, i miei alleati, che comunque non sono male e meritano di vincere, perché mid, nonostante tutto, sto giocando contro uno Zed che è stato fiddato da quell'altro scemo, quindi... Anche l'ora di... Oddio, non so, il mio support non penso meriti troppo di vincere, però... Uff, non so se lo killo, sì? Ok. Lux, dove stai andando? Ok. Questo c'è l'altra moving speed. Prendiamolo. Mi
Non tira più questo. Questo sta quasi facendo Jarvan, però involontariamente. Tipo Jarvan, ma senza volerlo. Cosa sta succedendo qui? Boh. Ha comprato gli oggetti, ha deciso che gioca ora. Baffettone, grazie del resub. Mua. Grazie anche ad Alle Alle e a Train. Siete tutti molto gentili, ragazzi. Grazie mille. Palla. Aha, strike. Via. Chissà sto poveretto cosa sta pensando. Eh vabbè, giusto perché ha avuto l'ignite così, sennò non mi killava senza. Avevo doggiato ogni singola spell. Mi verrebbe a dire, cazzo, ma hai tentati tutti, però effettivamente Jarvan ha regalato un po' di soldi in giro, quindi... Forse non è totalmente colpa del mio team, dai, qua. Mi sento un po' alle per Yorick, ma in realtà ni, tanto... Yorick comunque ha il farm di Jarvan, e Jarvan non sta giocando. Ah, mi sentirei male per lui se non avessimo un tizio che sta cercando di farci perdere la partita dal minuto 1. Cioè... Voi direte, ah ma così, cioè, pensa che bello, in un team da una parte c'è uno Smurf che sta rovinando la partita 1, dall'altra c'è uno che inta. Ragazzi, benvenuti su League of Legends. Ops, non bellissimo da parte mia, devo dire. In teoria muore. Yes. Oh. Sacco intatto Zyra. Grazie Ale, adesso guardo. Oh, oh. Level up, oddio. No! Porca troia. Che cazzo di kill era quella? Questo secondo voi fin quanto mi insegue, basta. Grazie alle Ale per questi 10 sub. Dimmi cosa vuoi che ti giochi, scegli pure. Schermate di caricamento, ci sono tutti i champ dove... Puoi mettere me stream, si blocca 5 minuti e quindi, non essendoci io e i miei compagni surrendono, quindi io mi becco magari per 5 game, aspettare 15 minuti, poi caricare la partita, infine di sera ho beccato... Non potrei giocare, il client... Manu, non te lo so dire, il client ha dei problemi, però non penso è una cosa così diffusa, perché dici ogni volta che faccio una partita, allora non è il client, cioè sei te, perché altrimenti questo problema ce l'avrebbero anche gli altri, ci penso. A me non è mai capitato, ogni volta si incricca il client, ma in game ci finisco sempre. Non so se qualcun altro in chat ha avuto sto problema. Ma? Come non ha ettato il muro qua? Miracolo. Oh. Dove siete? Eccovi qua. Oh, c'era la ulti questo. Oddio. Ma? 9-1, Miss Fortune. Ma che stai dicendo?
Sì, Ashart, martedì. Martedì facciamo scream col team di Lapo. Sto registrando. C'è altro che ci può dare Moin Speed di utile? Buonasera. Questo no. No, sono tutti un po' dei bidoni questi. Oddio, però lo Shirelia farebbe ridere. Forse mi faccio lo Shirelia. Oppure... ah, ormai è tardi. Potevo prendermi già ora che ci penso. Così che Yorick non dà più soldi, ma almeno mi dava qualcosa, delle belle stack. Siamo una bella e vediamo cosa c'è. Ops. Chat, vi sta piacendo? Oddio. Messi a me. Oh, lo Shirelia ce l'ho. Oh. Mamma mia, che danni che fanno questi. Comunque li hanno fiddati tantissimo. Pure gli altri, cioè... parte Jarvan. Porca puttana, sono più fidato dell'altro. Mi sa che devo farmi una build un po' seria. Cioè, un po' seria nel senso, prendermi il... allora, ci abbiamo Liandry, questo, quest'altro. Visto che sono tutti squishy, io andrei per o Rely o Riftmaker. Forse Rely, per avere controllo sulla movement speed. Jarvan è 0-12. Jarvan sta intando dal minuto 1. Perché o non l'han pullato o qualcosa del genere. Cioè, comunque sta trollando seriamente al minuto 1. Cioè, ora si è messo a farmare la giungla. Però all'inizio proprio tirava dritto mid. Infatti ha regalato un sacco di kill. Noi però siamo Lilia con la moving speed, ragazzi. Oddio, potrei... se no, un altro oggetto che potrei farmi... sarebbe troll, però potrei farmelo. Sapete, nemmeno più di tanto. Questo, la Deadman's Plate. Tanto finché non autoattacco... l'effetto della Deadman's Plate ce l'ho sempre attivo, giusto? Sì, perché parte solo con l'autoattacco. Dicevo, dove sta tippando questo? Sta tippando qua. Come, da bravo Iron qual è? All'Eal 3 Cheer di X100... purtroppo non seguo le live per mancanza di tempo, ma seguo tutti gli Ankat. Possibile avere un Garan Polizia e un Taxus? Arrivo, eh. Velocità. Grazie Ale. Comunque sì sì, è possibile. È possibile. Abbiamo già in realtà un Garen in giungla. Però c'è la possibilità, ecco. Quello sì. È un po' rischiato andare back qua. C'è anche adesso non compro nulla, non prendo neanche il Magi. Perché pure il Magi in realtà dà un'ottima movement speed, quindi... se mai arrivassi 10 stack qui...
Ok. Prendiamo la movement speed. Ok. Uff. Quanto è bello essere così veloci. Molto, lo dico io. Alleal 3 Cirdix 104. Se vuoi cambiare Garan con Darius non è un problema. Altrimenti scegli te un abuso prepotente. Ma sapete che sono quasi quasi a farmi il Magi qua? Ma mi faccio il Magi, tanto al massimo lo vendo poi. Grazie alle alle, va bene. Va bene, anche di Darius ci abbiamo... Cioè, tutto abbiamo. Abbiamo un po' di tutto qui. Tu Metalolo sei in chat, tu cosa c'avevi? Oh, Dark Souls non è nei piani attualmente. What? Ah, oddio. Mamma mia, c'era questa imparcheggiata nel cespuglio. Visto alla fine era... soldi buttati. Come se... Ma i Magi sono soldi buttati. No, non mi fa fare undo. L'ho venduto e non me lo fa... No, ma non lo ricompro manco per il caso. Non mi fa rifare undo. Come fino a 20 movement speed? Ma quanto l'hanno nerfato sto coso? Ma c'è un oggetto che dà ancora movement speed? La Deadman's, c'è scritto 20 movement speed, Razzel. Io leggo 20 movement speed. Una volta era 40, prima ancora era 60. Non lo so. C'è un'inflazione a movement speed. Non lo so perché Riot voglia un gioco lento. Ce la prendiamo. Veloce. Very fast, very very. Metalollo Cirdix 104. Rick, toglimi pure dalla lista. Era il Cho'Gath improvvisato di prima. Ah, era il Cho'Gath, è vero. Ecco perché non mi ricordavo. Però è stato un bel Cho'Gath, devo dire. Tanta bella movement speed, ragazzi. Guardando il tuo Runs Elden Ring, episodio 8. Bravo. Sì, comunque la Deadman's non è... cioè, non è male, nel senso. Lowliet, sì, però mi piace questa build.
Cioè, lo Shirelia non serve, non mi serve a niente, però... è comunque una bella build movement speed. Ma mi stanno inseguendo? Mamma mia. Oh, sto prendendo un sacco di tempo, eh. Sto prendendo un sacco di tempo, è ottimo. Niente. È stato bello finché è durato. Oh. Ma quanto li sto baitando, ragazzi? Quanto li sto baitando? Stiamo facendo i disastri. Oh, niente Baron, direi. Vabbè. E corro. E corro. E corro. E saltello. Hop, hop, hop. Che bello saltellare. Vai, vai, riprendiamo main speed. Riprendiamola. Oh yes, oh yes, mi sto caricando. Ah sì? Niente. 19-4. Va bene. Con sta build non faccio danno. Però ho detto, boh dai, c'ho 55 di armor. Inutile. Vabbè. Mi ha fatto troppi danni. Spero di poter fare qualcosa in più. Però, cioè, se fosse nato quella normale AP, l'ammazzavo. Che... con questi due oggetti non faccio veramente danno, queste scarpe. Però è troppo divertente giocare così. Quindi sinceramente sti cazzi. Non penso che siano altri oggetti... boh, questo no, ma questo non serve a niente contro il loro team. No, 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 va bene così. Build troll, ma no, non una merda atomica, ecco, cioè... Wormog, ma perché? Poi al posto di cose. Della torch, che è l'unico oggetto che non davo in speed. No, no, no. Sembra un po' esagerato, ragazzi. Anche perché è un game dove c'abbiamo un tizio che ha fatto di tutto per farci perdere, quindi insomma. Il fatto che dovremmo farci il Baron, ma il nostro jungler non collabora, il nostro team fa un po' cacare. Il nostro AK è morto. Dove è morto? Top. Come? Boh. Ah, da Zed. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Comunque il tizio che sta ventando alla fine ha smesso di cagarselo tutti, ha capito il gamer ha vinto e ha smesso di trollare. Cavoli, qua avessimo avuto... ah, hanno fatto il Baron quelli.
Il baro non ci fa piacere, anche perché come pusho adesso io. Ciao Rick, tutto bene? Io è una settimana che sono malato. Ovviamente non posso nemmeno stare a riposo, che avevo molte cose importanti questi ultimi giorni. Jarvan ci sta un po' intando la partita. Dal punto cieco è arrivato. Boh ragazzi, io non so più cosa fare per vincere. Mi sa che mi tocca cambiare la build e farmela seria, se no sto game non finisce purtroppo. Che vi devo dire? Oh, va così. Non vogliono collaborare i miei teammates. C'è tanto andare avanti così per mezz'ora, ragazzi. Cioè, a che serve? Cioè, sono l'unico che fa robe, mi sto anche un po' rompendo il cazzo. Le scarpe cosa? Dici... Va bene, prendiamo queste. Ho perso tanta movement speed. Cioè, comunque quando hitto sono comunque veloce, però... È che se no non finisce più il game, ragazzi. Cioè, veramente. Sparare nulla lì, vabbè. Sì, minchia, mi sento lentissimo, ragazzi, adesso in confronto a prima. Dai, quando prendo le stack di passiva mi sento decisamente meglio. Senza le stack di passiva mi sento proprio un sacco di merda. Scarpe antislow erano good. Boh, non è che hanno tutti sti slow, sinceramente. Vorrei vedere se riesco a killare Miss Fortune da solo. Oh, sono tutti bot, nel senso. Oh. Riuscire i miei amici, i miei compagni a fare qualcosa. Stiamo ingaggiando, mi sa, Bello! Ah, Miss Fortune questa, via! Ok. Zed e mid, perfetto. Probabilmente ulterà me. Anche senza probabilmente, con assoluta certezza. Morgana finisce, sempre Morgana è morta. Purtroppo ognuno si fa i cazzi suoi, però è un po' questo. 40 minuti. Oh, ma riusciamo a fare un game normale? Cioè, stasera abbiamo fatto 2 FF a 15 e 2 partite ostaggio. Cioè, io non lo so.
I due game che stavo vincendo, mi stavo divertendo, abbiamo fatto FF a 15, 16, 18, tipo i nemici. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, grotti. Siamo 50-50, perfettamente bilanciato. Mi è preso. Mi arrendo. Guardate in quanti mi stanno addosso. Oh, questi mi servono che mi danno moving speed. Perfetto. Ok. Dai, ma come mi ha preso? Aiuto! Uff. Loro jungler era top lane a pushare nel frattempo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il loro jungler ha fatto. Si è andato a fare i cazzi suoi. Miss Fortune mi sa. Pure essere un po' fatto i cazzi suoi. Cos'è sto ghost? Oddio! La mossa del fantasma! Niente, il nostro Jarvan ha deciso di prolungare di almeno 20 minuti la partita, ma... Io però a riportarlo, non servirà a niente. Grazie Dark Anthony, molto gentile, caro. Grazie mille del resub, buon anniversario. $70,000 danni. Bene.